Utilizzare un ascensore, percorrere un marciapiede e accedere ad un'attività commerciale sono tutte azioni quotidiane che per qualcuno potrebbero rappresentare una sfida. E così per i disabili che, ancora nel 2013, devono fare i conti con le barriere architettoniche. Ne esistono e tante anche nel comune di Pisticci, sia nel centro storico che nella più moderna frazione di Marconia. Le abbiamo scoperte grazie ad Angelo Florio, presidente dell'Associazione Diversamente Abili di Marconia, Adam, che dal 2010 realizza iniziative e attività per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su questa delicata tematica. Insieme ad Angelo abbiamo percorso alcune strade dei due centri abitati. La ricognizione ha riguardato solo il 10% del tessuto urbano, più che sufficiente però per mettere a fuoco i problemi con cui i disabili si devono confrontare ogni giorno. A Pisticci abbiamo provato a prendere l'ascensore pubblico, tutto bene fino all'apertura delle porte, quando, di fronte ad un gradino, abbiamo dovuto rassegnarci a tornare indietro. Anche la percorribilità delle rampe all'interno del parcheggio multipiano è risultata difficoltosa per via della loro ripidità e della scarsa visibilità per chi è su una sedia a rotelle. Non è andata meglio a Marconia, dove l'insolito tour è partito da Piazza Elettra. Verificata l'inaccessibilità di alcune attività commerciali che si trovano sotto i portici e nei dintorni, ci siamo diretti a Via Lucania, alle spalle della chiesa, dove le radici di alcuni alberi rendono inutilizzabile un tratto del marciapiede. Ci siamo spostati poi in via Morandi, dove abbiamo utilizzato la pista ciclabile fino a quando non siamo stati costretti ad abbandonarla, poco prima della rotatoria, per scendere dall'ultima rampa utile a qualche metro dall'incrocio con via San Giovanni Bosco. A quel punto abbiamo proseguito direttamente su strada in mezzo al traffico cittadino. Ultima tappa, bagni pubblici, al cui interno Angelo è riuscito ad entrare con molte difficoltà. La ristrettezza della zona antistante la porta rende lunghe e faticose le manovre in carrozzina per accedere ai locali, nonostante siano stati realizzati dei lavori per ampliarla. La passeggiata con Angelo si è chiusa qui, ma il 28 luglio prossimo Adam ha già in programma un altro speciale tour che toccherà alcuni punti più significativi di Marconia. Tutti in carrozzina per guardare la realtà dal punto di vista delle persone su sedia a rotelle. Per il momento, quello che abbiamo osservato e documentato è sufficiente a capire che c'è ancora molto da fare. Ciò che ci ha più stupito è che le barriere architettoniche insistano anche presso edifici ed infrastrutture di recente costruzione. Non siamo andati a cercarle nel nucleo antico di Pisticci, ma in quelle costruzioni risalenti ad un periodo più recente, la cui legislazione era già intervenuta a tutela dei portatori di handicap. A volte basta poco per permettere ai disabili di svolgere le attività che desiderano, incluso lo sport. Lo vedremo a fine luglio quando alcuni soci Adam, il cui operato serve a mantenere costantemente alta l'attenzione sui diritti spesso negati dei disabili, parteciperanno alla gara di calcio Balilla organizzata a Marconi dal Comitato Lucano della Federazione. Un modo divertente e giocoso per riproporre il tema dell'integrazione sociale, nel rispetto delle esigenze di tutti.